Lo studio televisivo, quando si allestisce la scenografia di uno spettacolo, assomiglia certamente ad un cantiere e a un laboratorio da falegname. In questo caso, il lavoro che si svolge qui dentro è piuttosto impegnativo, perché si tratta dell'allestimento di un romanzo sceneggiato. Siamo a Milano, nello studio 3 del centro di produzione. Queste immagini, girate lo scorso anno nei mesi estivi, si riferiscono alla fase di preparazione delle 5 puntate sulla vita di Giacomo Puccini. Una nostra troupe ha seguito la lavorazione del teleromanzo per documentare le difficoltà e spesso i segreti di una messa in scena. Uno spettacolo, nella sua finzione scenica, nasce proprio da una realtà per lo più sconosciuta. Centinaia di persone lavorano per mesi e mesi e, alla fine, milioni di spettatori potranno assistere alla messa in onda che dura in verità solo poche ore. Ed è così. Anche un solo minuto di trasmissione nasce dal lavoro di molti. Cominciamo dall'inizio. I problemi della vita di Giacomo Puccini sono già stati discussi e da tempo è pronta una sceneggiatura, cioè il copione con i dialoghi dei personaggi e le indicazioni del regista sull'interpretazione degli attori e i movimenti delle telecamere. Parallelamente è andato avanti il lavoro dello scenografo e siamo adesso alla fase realizzativa. In questo caso si stanno preparando le scene della vita matura di Puccini. L'incontro con D'Annunzio, che non porterà quei risultati che l'editore Ricordi si aspettava, e il viaggio in America, che scuoterà il musicista da una delle sue crisi ricorrenti e lo condurrà entusiasta ad un'opera delle meno riuscite, La fanciulla del West. Come vedete, il lavoro dell'allestimento è piuttosto minuzioso. Anche se il muro rustico di mattoni non è altro che un foglio di plastica stampata, deve essere montato in maniera tale che sembri vero. Qualche volta, invece, si usano per la scenografia pezzi autentici d'antiquariato, come avete visto per il camino di casa D'Annunzio. Solo qualche giorno di distanza, e ai rumori del montaggio delle scene succede il silenzio religioso dei disegnatori. In poche ore la scena sarà pronta, e allora il silenzio sarà scandito sulle battute degli attori e sugli ordini secchi del regista. Dalle mani dei disegnatori nasce il Club della Bohème, dove Giacomo Puccini e i suoi amici si riuniranno all'autobanchetto dopo battute di caccia piuttosto entusiasmanti. Sono i tempi del successo e della villa a Torre del Lago, dove Puccini tornerà sempre più spesso per amore della Toscana, che lo vide nascere a Lucca nel 1858, figlio di un musicista povero, morto quando Giacomo aveva 5 anni. Molti problemi a tirar su una famiglia di 8 figli. Ma Giacomo doveva essere musicista, e tra mille difficoltà, i soldi per il conservatorio a Milano non ci sono, il giovanotto si propone di scrivere melodrammi. 11 marzo 1876, 18 anni e una scarpinata a piedi da Lucca a Pisa per la prima della Ida di Verdi. Finalmente arrivano gli aiuti. Una borsa di studio concessa dalla regina Margherita e la generosità di uno zio ricco gli danno il necessario per diplomarsi al conservatorio. Gli anni più belli e allegri. Gli anni della vita da bohème. L'opera ovviamente verrà molto più tardi e risentirà di questo ambiente un po' provinciale della Milano di Praga e di Boito, dove il movimento letterario e artistico si chiama scapigliatura. Viva il presidente! Viva! Il presidente funge da conciliatore ma si incarica di ostacolare i cassieri nella discussione delle quote sociali. Nel filo la vaspetta. Vuoi aggiungere col labbro mormorante, come dice Gabriele, nonché D'Annunzio, che odio i selciati, i palazzi e le colonne di Roma e di Parigi, amo lo stile del pioppo, il bosco, con sottobosco e palude marcio, amo il merlo, il capinero e il picchio. E viva il picchio! E abbasso il cavallo schiavo! Viva la falaga e il fagiano! E abbasso il cane di lusso rincretinito! Porta quell'inno sociale! Musica del presidente! Parole! E parole, parole dei soldi! Ma se non mai... Pronti? Sì! Nell'ieve pace, scioglie me soloni, il mio nevo, sterminerò. E viva P!
presidente! Viva! Concorrono tutti i paralleli e i meridiani del mondo. Io giuro di ritornare nella buona e nella cattiva sorte. Per bere o per dimenticare, prepara Fagiani. Io giuro di ritornare puntualmente entro 7 giorni dopo gli prima ovunque io sia, a Londra, a Parigi, altri villaggi. Clerico, non ti impegnare troppo, perché se no ti si deve togliere la presidenza per latitanza mondana recidiva. Ottavio, sei semato. E viva Torre del Lago! Abbasso. Cane di lusso rincretinito. Forza con l'inno sociale. Musica del presidente e parole dei soci. Ecco qua, però se non mi aiuta nessuno. Dagli una mano, dai. Monta. Che è fatto? Coglione. Che è fatto? Allora. Pronti anche voi. Uno. Metti alloggione sulla in alto, vero? Pronti. Merdi e cocce. Stonate. Puccini e i suoi amici non sono più certo degli scapigliati, nonostante gli atteggiamenti. Qui a Torre del Lago il musicista di successo ha ormai una villa e il suo tempo passa a caccia di folaghe e di belle donne. La troupe televisiva, come vedete qui siamo in esterni, si è trasformata. Il cameraman ha ceduto il posto all'operatore cinematografico. In studio infatti si usa la telecamera, anzi le telecamere, perché con l'impianto elettronico è possibile riprendere la scena contemporaneamente da 3 angolazioni differenti, vederla sui monitor mentre viene ripresa e scegliere il susseguirsi delle inquadrature immediatamente. Qui invece il procedimento è quello del cinema tradizionale. Si usa una cinepresa, molto più maneggevole di una telecamera. Le inquadrature sono girate una alla volta e quanto al montaggio, come vedremo, sarà fatto in moviola non appena la pellicola sarà sviluppata e stampata. Il protagonista di questo tipo di riprese è l'ambiente naturale. Come dicevamo, il lavoro del regista continua in moviola per il montaggio delle scene girate. La moviola è un tavolo da lavoro dove, come su un binario, scorre la pellicola e in sincrono, cioè con la stessa velocità, la banda magnetica usata per la registrazione delle voci e degli effetti sonori. Qui si taglia la pellicola per la scelta delle scene migliori, che sono messe in sequenza, una di seguito all'altra, servendosi di una pressa e di un comune nastro adesivo. Sembra nulla, ma questo sistema ha rivoluzionato l'idea del montaggio. Solo adesso, infatti, con le possibilità infinite di prove e cambiamenti, si ottengono quegli effetti di attacco sul movimento prima neppure immaginabili. La nostra scena di caccia alla folaga diventa qui una cosa reale proprio nella magia del montaggio. In parole più semplici, il lavoro in moviola fa sì che 1000 metri di pellicola girati in luoghi e tempi diversi diventino 100 metri di programma, costruito inquadratura per ottenere l'effetto voluto. Ovviamente prima della messa in onda vanno fatte altre operazioni sulla pellicola. Il taglio del negativo, per riprodurre sul negativo appunto il susseguirsi delle inquadrature create in moviola. Il missaggio, per unificare in una sola colonna sonora le voci, i rumori, le musiche incisi su colonne separate. E altre tecniche affascinanti, che rischiano di farci dimenticare che il set di Puccini ci aspetta. Questa volta siamo a Cremona, nel foyer del Teatro Lirico. Anche qui, invece della telecamera, si userà la cinepresa per ragioni di agilità. Anche perché la ripresa questa volta non sarà fatta in sincrono.
Non si registrerà, cioè, la voce dell'attore contemporaneamente alla sua immagine. La voce, infatti, è già stata incisa in precedenza. È il famoso sistema del playback. L'effetto, come si è visto spesso negli spettacoli musicali, è quello di far sembrare che il cantante stia eseguendo il brano in quel momento. La realtà, invece, è che il cantante muove le labbra, cantando a voce molto bassa, cercando di ripetere la sua voce trasmessa da un altoparlante. Canta per noi Placido Domingo ed esegue uno dei brani più famosi della Manon Lescaut, l'opera che ha consacrato Puccini al successo. Anche l'inizio del canto si può iniziare. Quasi, quasi così, è così. Che così l'attacco. Non vidi mai, sono ecco, video, eh. Sei tranquillo, sei piccolo, ecco. Che l'attacco. Sì. Vai col playback. Questo è lo spettacolo oggi, un finto tutto esaurito per i trionfi autentici del Puccini di allora. Ma torniamo alle realtà di oggi. I vestiti delle comparse che avete visto nel teatro di Cremona, per il reparto sartoria che li prepara con pazienza e precisione, si chiamano costumi e ne sono state lavorate alcune centinaia per questo teleromanzo. Noi chiamiamo costumi quelli che per Puccini erano semplicemente vestiti e, per tornare al nostro personaggio, anche lui non badava più a spese. Il trionfo della Manon, nel febbraio del 93, ne ha fatto l'erede di Verdi a tutti gli effetti. Gli ideali dell'Italia sono cambiati. Dopo il Risorgimento, la borghesia diventa sentimentale. Ci vuole un canto malinconico, una musica facile ed estremamente comunicativa, tutte le componenti, insomma, di un amore elegiaco e tenero. Ecco la ragione del successo di personaggi come Mimì e come Manon. E infatti, prendiamo il caso di Nada, la cantante che tutti conoscete. Qui interpreta il ruolo di Doria Manfredi, cameriera di casa Puccini. Nulla di più ovvio, come si diceva, che si trovasse, sull'onda di Mimì, innamorata del Sor Giacomo e della sua musica. Nulla di più ovvio che la signora Elvira, la moglie del Sor Giacomo, si ingelosisca e che la cosa abbia fine in un modo piuttosto tragico. Ti fermi un pochino più indietro, Nada, un po' più indietro, ti fermi, perché se... No, ecco, e guardi così, ecco, lui ci sente... Ecco, vai, ecco, no, fai così, sì, fai così, sì. Con un sorriso, come dire, mi spiace, perché lui è beato, no? No, un buon caffè finalmente, no? Tre,
Forse mi sono forte, eh? Signora. La signora si preoccupa per la sua salute, sta già. Io credendo di far bene, ma vorrei storie? Farle del male. Quante, quante storie per una tazzina di caffè? Scusa, me la porti e poi me la fa andare attraverso, allora inutile. Proprio buono, però. Proprio buono, però, Tra un'ora ce ne vuole un altro come questo. Tra un'ora ce ne vuole un altro come questo. Attenzione di star su ancora un pezzo stasera, capisci? Se del dire non lo sa. Io del dire non lo sa. Non lo la signora Elvira non lo sa che... E fanno lì appoggi il caffè, Mada. Tu poco poco... Ecco, vieni qui, così, ecco. Con quello trovate, così, no? Sì. Vai, guarda, quando appoggi il caffè, Alberto, scusa. Sì. Ma per fare quelle cose che fa lei, che non le prende da nessuno. La musica. La musica comincia a suonare. Gli amori di Puccini saranno tutti tristi e sfortunati. Amori senz'anima. Forse per questo il musicista si compra tante automobili ultimo modello, con gli esiti che è facile immaginare. Questa scena si riferisce al 1903, quando per un grave incidente d'auto Puccini è costretto all'immobilità. Vicino a lui è Giacosa, il librettista che con Luigi Illica è una delle componenti principali per il successo di questa musica. I due stanno lavorando alla Madama Butterfly. Sarà per Puccini, come dicono i musicologi, l'ingresso nel mito. Con Butterfly si registra uno dei più famosi fiaschi alla prima rappresentazione, ma nonostante questo, l'opera è consacrata come il momento culminante sul finire della grande stagione del melodramma italiano. I trionfi della Butterfly nel mondo confermano l'evoluzione del gusto musicale a cavallo tra i due secoli. I tempi stanno cambiando, Puccini non è più in sintonia con l'epoca. Si ripiega su se stesso e canta l'amore commovente, la poesia tenue delle piccole cose, le sfumature del sentimento. Ascolteremo ora Anna Moffo nel celebre pezzo della morte di Butterfly. Con onor muore chi non può serbar vita con onore. Un altro nome si aggiunge al cast degli attori di questo teleromanzo. Si tratta di un nome famoso, un'attrice straniera che interpreta il ruolo di un personaggio straniero nella vita di Giacomo Puccini.
Ingrid Tulin è infatti sul set Sybil Seligman, una ricca inglese cantante lirica per hobby, che il maestro ormai all'apice della gloria, ma in crisi, crederà alla sua musa ispiratrice. Siamo all'ippodromo San Siro a Milano. La scenografia ha ricreato un ambiente del Parco di Londra, dove Puccini, dopo i successi di Manon, Bohème e Butterfly, cercava nuove idee e nuove ispirazioni. L'amicizia con Sybil si rivelerà poco utile in questo senso. Forse sarà piuttosto il ricordo della giovane Doria, la cameriera ormai morta, a spingere il maestro sulla via della Turandot. La vita di Puccini è ormai al giro finale di Boa. Gli anni sono passati e Giacosa è morto. Gli succede Renato Simoni e con Adami si ricrea quel lavorare a tre collaudato per anni nella famosa triade Puccini, Illica e Giacosa. Anche questa volta tutto funzionerà. Ma la situazione è molto cambiata. Intanto la troupe televisiva è tornata in studio e il regista segue dai monitor le immagini delle telecamere. Occhio che adesso entra Palmer, li abbiamo in tre vicino alla scrivania. Questa è propriamente la televisione come mezzo espressivo. La possibilità di creare sul momento un racconto di immagini che sono immediatamente registrate sul nastro videomagnetico. In altre parole, come si fa per i suoni su un qualunque magnetofono. E questo ovviamente permette di rivedere subito il lavoro eseguito e di decidere sul momento le eventuali variazioni. Adesso sulla seduta vai sotto. Sì, sì, ho dovuto interrompere perché... All'ostacolo a uno mi dà il primo piano di Palmer, mezzo primo piano. Ma tutto procede come previsto e siamo ormai quasi alla fine della lavorazione e della nostra visita al set di Sandro Bolchi. Si alza adesso, allora, alarga 3. Vi raccomando, Liu, ragazzi. Pronta la 3 per Liu. Palmer, per Puccini, pardon. 3. 3. Siamo nel 1920, c'è stata una guerra di mezzo e Puccini comincia a star male. Qualcosa lo divora dal di dentro, si sente vecchio e non sa ancora nulla del male che lo stroncherà tra qualche anno. Questi ultimi tempi li passa con la moglie Elvira, una donna dal carattere difficile, spesso gelosa, ma che comunque è stata la compagna di tutta la sua vita. E poi ora di occasioni per la gelosia, dovrebbero essercene sempre di meno. Si alza, non allargare, si alza. Qui la caccia. Dov'è? In questa scena i due parlano del tempo passato e del progresso che schiaccia le cose cui Puccini era affezionato. È il puzzo. La torbiera, proprio qua davanti. No? Si siede, stringe un po'. Si siede, Alberto. Quel tanto in più. Ecco bene, a due sempre. Per me, anche se sarà un gran sacrificio, sai. Dobbiamo andarci a Viareggio così proprio, non avrò più patria, così davvero sarò senza patria, ma almeno di fronte vero, almeno da quelle parti rispetto alla tenuta reale, ci lasceranno gli ultimi anni di respiro pulito. Tre! Non ti tormentare, fa qualcosa. E cosa? Qualcosa di... Sinfonie. Sinfonie. Canzonette. Magnifico! Siamo nel 1924 a Bruxelles. Questa è la camera della clinica specializzata dove Puccini morirà nonostante il tentativo di operazione al cancro della gola. Sul comodino si troveranno gli appunti del duetto d'amore incompiuto della Turandot. April 25, 1926, un anno e mezzo dopo la morte del maestro. Alla Scala di Milano, Arturo Toscanini dirige Turandot. All'ultima nota della partitura, Toscanini posa la bacchetta,
si volge al pubblico muto nella sala e dice con voce bassa: qui finisce l'opera, perché a questo punto il maestro è morto. La morte, questa volta, è stata più forte dell'arte.